Ok, procediamo con l'apertura. Adesso che ho scaldato il vetro, chiaramente non ho ripreso la parte dello scaldamento perché tanto è inutile, si sa come si scalda. L'importante è fargli una temperatura giusta che vi permetta di poi fare questo, comunque aprire il dispositivo. Piuttosto che fare danni, meglio scaldarlo più volte e vi consiglio di usare un paio di occhiali, cosa che adesso non sto usando, ma metterò subito. Che gli occhiali vi proteggono gli occhi da eventuali salti, perché saltano che è una meraviglia i vetri dell'iPad. Quindi. Come vedete, non mentivo, i vetri dell'iPad saltano che è un piacere. Comunque più lo scaldate più è facile staccarlo, quindi scaldate se per caso vedete che fate fatica a staccare. Gli do un'altra scaldata. Quindi riprendiamo a scollare il vetro. Uso questo attrezzino qui che è più pratico. Quando sono tanto frantumati, con questo si entra molto meglio che con un elsesimo o qualcos'altro. Se voi non siete del mestiere, magari questi attrezzi non li avete, comunque con una qualcosa che fa leva tendenzialmente si riesce ad andare. Vedete che un coltello con una buona lama, attenzione a non andare troppo oltre. Poi questo è veramente frantumato, cavolo. Non è un problema. Il problema è che la gente prima di portartelo te lo porta che è in queste condizioni. E in queste condizioni ci vuole il doppio del tempo per farlo. Se uno me lo porta soltanto con la crepa, sarei entrato in maniera più. Un po' più facile sarebbe stata la pratica. Vabbè. Perché spesso e volentieri li rompono più volte, cioè prendono più colpi gli iPad. Spesso. Parte è stata scollata con successo. Procediamo qua. Tra l'altro questo è solo wifi, vedete che non ha antenne qua sotto, però la devo scaldare perché come al solito l'alluminio non è conduttore e quindi si raffredda in fretta. Pausa. Cazzarola. Bisogna continuare a scaldarlo l'iPad perché è veramente attaccato bene e oltretutto
ripeto, l'alluminio non è conduttivo, lo utilizzo questo, questa parte, e lo utilizzo apposta appunto per non farlo scaldare. Procediamo, scalda, avanti, scalda, avanti. Ricordatevi che l'alluminio non è conduttivo, quindi scaldate piuttosto che far danni. Vedete che dove non è rotto si entra meglio. Potete vedere così, vedete? Ok, e adesso passiamo alla parte sotto. E c'è il tipo. Se sentite casino da fuori è perché ci sono i muratori qua di fianco che stanno lavorando. E quindi si sente tutto. Ma bisogna fare attenzione che c'è il connettore del tasto home qua sotto. Vedete? Qui se guardate dentro si intravede il connettore del tasto home. Già forse adesso si potrebbe alzare, adesso vediamo. Ok. Aperto. Vedete? Questo è il filo del tasto home che vi dicevo prima. Adesso ne approfitto per rimuovere questo. Meglio ripararli prima, piuttosto che conciati così, perché veramente un vero problema. Ok, adesso metto un attimo in pausa e riprendo fra 5 minuti. Vabbè, una volta aperto l'iPad si può passare a rimuovere le quattro viti che si trovano negli angoli
l'altra è qua, non so se qua e qui. Ok, rimuoviamo le viti. Ho fatto proprio un disastro, il tuo iPad è conciato da buttar via, ma che miseria. Non trovo il cacciavite. Eccolo qua. Ok, una volta rimosse le viti si potrà passare ad alzare l'LCD. E voilà. Mi raccomando, attenzione ai vetri che ci sono sotto, soffiare. Ok, una volta fatto quello che c'è da fare, si passa alla rimozione dell'LCD per non danneggiarlo. Quindi, alzando le clip da sotto ai piedi, così non posso aprirlo purtroppo, però ci sono delle clip che lo tengono giù. Alzatele con una pinzetta antistatica, tac, ok, e poi sfileremo da qua, ok. Rimosso l'LCD, si alzeranno le clip, qui si vede meglio, si alzeranno queste clip e si potrà togliere il vetro touch dell'iPad quarta generazione. Immaginatevi cartella della mail che tutti abbiamo sul computer, dove c'è l'elenco delle mail con il messaggio carattere preimpostato. Oggi arrivavano tutti rossi in stampatello un po' maiuscolo e tutti rossi. Cioè, vai gli ascoltatori che gli è venuta tutti a tempo le stesse idee. Ok, rimosso il vetro danneggiato. Sono un po' ritornato. Lucia, togliete il vetro che c'è in giro per l'iPad. Ok. Una volta che avete rimosso i vetri, porca miseria, pulite. Sempre psicologa, però diverse cose tra lo studio, i bambini a scuola e. Questo era veramente un casino sto iPad, frantumato ma non poco. Ok, che è un pochettino più consolidata. Casino, veramente un casino sto iPad. Cioè non tanto l'iPad quanto il vetro che te lo portano veramente frantumato e diventa un problema. A questo punto passiamo alla sostituzione vera e propria. Io ho già qua il mio pezzo bello che è pronto. iPad 3 e iPad 4 hanno tutte e due l'ingresso qua, fondamentalmente non cambiano molto l'uno dall'altro, tanto per dire qualcosa, però è vero. E tra l'altro l'iPad 3 è durato pochissimo come generazione, che è quello che ho io, quello con cui sto riprendendo. Mi infilate le clip dentro bene. Attenzione che a volte ci sono dei pezzi di ricambio che sono veramente scandalosi, che non entrano bene, quindi attenzione quando comprate i pezzi di ricambio. Ok, fatto questo rimonteremo l'LCD. Io metto un secondo in pausa. Ok, rimontato il cavetto e tutte le sue cose, testate l'LCD prima di chiudere definitivamente l'iPad, perché poi se no è un problema. Ricordatevelo, è una cosa importante. Intanto io nel frattempo tiro via. Come si fa di solito, finta di niente. Luci, ti mandiamo un grande bacio, hai una voce molto simpatica. Grazie, anche a voi. Un bacione, ciao Lucia, ciao.
Ok. Colore schifoso. E l'iPad funziona bene. Io, per dire che funziona bene, per essere sicuro, faccio sempre una verifica dei tasti. Se funzionano i tasti, funziona l'iPad, tutto il resto funziona normalmente, però verificatelo sempre, ok? Normalmente i touch vengono venduti già con biadesivo e quelle cose lì, quindi ragazzi, fate attenzione, ok? iPad riparato con successo. Se vi servono LCD qualità, li potete trovare sul nostro sito, costano un po' di più, però sono qualitativamente, come vedete, sono di buona qualità. Ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci, ciao.